vuoi. Oggi vi preparo gli involtini di melanzane. Gli ingredienti che ci occorrono sono 600 g di melanzane, 150 g di prosciutto cotto, 150 g di provola affumicata, una noce di burro, un cucchiaio di pan grattato, 2 o 3 cucchiai di farina, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale, pepe, olio extravergine d'oliva per friggere. Iniziamo la preparazione tagliando le melanzane a fette. Eliminiamo il peduncolo. Le fette devono essere circa 6-7 mm. Affettate le melanzane, le disponiamo in un colapasta e le saliamo leggermente in modo che perdano la loro acqua di vegetazione. Trascorsi circa 15-20 minuti, le melanzane avranno eliminato tutta la loro acqua di vegetazione. Quindi le asciughiamo con della carta da cucina. Quindi le infariniamo leggermente e le friggiamo in abbondante olio caldo. Una volta che sono dorate da entrambi i lati, le scoliamo e le disponiamo in un colafritto. Quindi continuiamo a friggere le altre. Una volta che le melanzane sono scolate, le asciughiamo bene con carta assorbente e le disponiamo su un piano di lavoro. Quindi adagiamo su ogni fetta di melanzane una fettina di prosciutto, una fettina di provola e avvolgiamo a mo' di involtino. Le disponiamo in una pirofila precedentemente imburrata e cosparsa di pan grattato. A piacere potete aggiungere anche una foglia di basilico. Terminata questa operazione, cospargiamo con parmigiano grattugiato e gratiniamo in forno a 200 gradi. I voltini sono pronti. Questo è un antipasto che può essere servito sia caldo che freddo.